canzoni che si fanno ricordare. Radio Italia anni 60. Cinque dischi rigorosamente in vinile per conoscere meglio un noto personaggio. Rubriche di attualità, le notizie, non mancherà lo sport, il gossip, tanti video e tanti contributi. Mangia dischi, non perdete. Ma i dischi? Ah, li portano. Noi abbiamo tutto, eh? Mangia dischi. Ma li portano, no? Quindi illuminati al neo, sta nascendo un nuovo tipo di ideale. Quello Yankee tipo, fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Corpo di Stato. Tazebao, ogni venerdì e martedì alle 14 e alle 20.45 su Teleionica, canale 18 e sulla pagina Facebook Futura Production. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Applicava un tasso di usura pari al 120% annuo. Arrestato un catanese, ci informa Martina Pisasale. Aveva prestato soldi ad un imprenditore imponendo un tasso di interesse superiore al 120% l'anno. Arrestato Francesco Caccamo, 56enne, dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania, con l'accusa di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore in difficoltà economica al quale aveva prestato soldi. È stato catturato dai militari del GICO, del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria delle Fiamme Gialle, dopo aver ricevuto i soldi di una rata dalla vittima, un ristoratore in difficoltà economiche anche per l'emergenza Covid-19. Che aveva ricevuto in più rate un prestito di 19.000 euro. Nella sua abitazione gli investigatori hanno sequestrato circa 5.000 euro in contanti, 10 assegni per complessivi 60.000 euro, smartphone e documenti utili a ricostruire la sua contabilità in nero. Caccamo è indagato dalla Procura di Catania, che ha coordinato le indagini della Guardia di Finanza, anche per estorsione, perché è accusato di aver minacciato di gravissime ritorsioni l'imprenditore e i suoi familiari nel caso in cui la vittima non avesse fatto fronte al debito contratto, facendo anche riferimento al possibile intervento di soggetti inseriti in contesti criminali. L'arresto è stato convalidato dal GIP, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere. E restiamo a Catania. Si terrà davanti al Tribunale in composizione collegiale, alla presenza del pubblico ministero, l'udienza per la richiesta di annullamento del decreto prefettizio che nello scorso luglio ha sospeso dall'incarico di sindaco di Catania Salvo Pogliese. Lo ha deciso la prima sezione civile, che ha stabilito che al Tribunale collegiale spetta la pronuncia cautelare. Pogliese era stato condannato a 4 anni e 3 mesi per peculato dal Tribunale di Palermo per l'uso di rimborsi spesi quando era capogruppo all'ARS della PDL. L'udienza è stata fissata per il prossimo 20 novembre. E parliamo adesso di due operazioni della Guardia di Finanza nel palermitano e nel siracusano: sequestrate mascherine e insulina. Alessandro Fragalà. Sulla salute delle persone, soprattutto in questo periodo, non si dovrebbe assolutamente giocare. Concetto chiaro, ma non a tutti. Se è vero che in Sicilia, nell'ultima giornata, la Guardia di Finanza in due diverse operazioni ha smascherato alcuni gruppi
proprio che lucravano sulla salute delle persone. A Termini Imerese i finanzieri hanno sequestrato 843 mascherine di protezione esposte per la vendita in un locale commerciale ubicato appunto a Termini Imerese, gestito da un cittadino di origini bengalesi. Secondo le Fiamme Gialle, le mascherine realizzate in tessuto, non tessuto, in stoffa, erano prive dei dati identificativi del produttore e distributore e in alcuni casi senza i requisiti generali di sicurezza, in violazione della normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti. Inoltre non era espressamente specificato che non erano dispositivi di protezione individuale, ovvero dispositivi medici. Il titolare della ditta è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per essere sanzionato. Ancor più grave quello che ha scoperto la Guardia di Finanza di Siracusa: insulina, farmaci per il diabete e antitumorali, prodotti medicali sequestrati dai militari del comando provinciale a Retuseo, perché trasportati su un furgone a una temperatura di circa 23 gradi e non alla temperatura controllata compresa tra i 2 e gli 8 gradi. Constatato che il furgone non era coibentato e non era dotato di alcun sistema idoneo a salvaguardare la catena del freddo durante il tragitto, i finanzieri hanno chiesto l'intervento di medici appartenenti al servizio SIAV di Avola. Il personale sanitario ha rilevato che la temperatura di trasporto dei farmaci era di 23,1 gradi centigradi e poiché non era stata preservata l'integrità dei medicinali, le 270 dosi di prodotti sono stati considerati guasti e sequestrati. Il rappresentante legale della società responsabile del trasporto, nonché il conducente del furgone, sono stati denunciati. Ancora a Catania, il consiglio direttivo della Camera Penale Serafino Famà ha proclamato lo stato di agitazione e l'astensione degli avvocati dalle udienze per 8 giorni, dal 27 novembre al 7 dicembre, per l'aumento dei casi di contagio da Covid-19. Appartenenti a clan mafiosi siracusani percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza 24 le persone denunciate. I dettagli nel servizio di Angela Asciuto. La Guardia di Finanza di Siracusa ha denunciato 24 persone, tra cui detenuti appartenenti a clan mafiosi siracusani, che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per oltre 200.000 euro. Nel corso delle indagini sono stati smascherati 24 soggetti, di cui 3 non hanno comunicato la carcerazione, 3 non hanno comunicato la sussistenza di condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta. 13 familiari di detenuti hanno omesso di indicare nelle istanze per il beneficio la condizione detentiva del componente del proprio nucleo familiare, ottenendo un sostegno economico senza riduzioni. 5 familiari di condannati non hanno comunicato la sussistenza di condanne definitive di un componente del proprio nucleo familiare. Tra i detenuti, di cui 11 appartenenti a noti clan della provincia retusea, risultano persone sottoposte a misura restrittiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e rapina. L'importo delle somme indebitamente elargite all'INPS, di cui è stato chiesto il recupero, ammonta oltre 200.000 euro. Panico a Capomulini, borgo marinaro della Cese, dove nelle prime ore del mattino è sondato il torrente Peschiera a causa del maltempo. Un condominio in via Rapallo è stato investito dal deflusso delle acque che hanno allagato i garage e le abitazioni ai piani rialzati. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, quella del distaccamento 10 Reale e una inviata dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. Alcuni residenti a scopo precauzionale sono stati invitati a spostarsi ai piani più alti dell'edificio. Dopo alcune ore, fortunatamente, la situazione si è normalizzata. E ladri di tombini in azione a Catania sulla circonvallazione nella zona del Tondo Gioeni. Sul posto è andato il nostro Alessandro Fragalà. Dopo i tombaroli adesso ci sono anche i tombinaroli, neologismo che utilizziamo per raccontarvi quello che sta succedendo a Catania, in particolare nella zona della circonvallazione nel viale Andrea Doria, proprio nei pressi della fontana del Tondo Gioieni, del Tondo Gioieni. Da qualche giorno nel marciapiede proprio della circonvallazione sono, come potete vedere dalle immagini, scomparsi alcuni tombini. Ne sono stati rubati 4 proprio dove c'è la fontana, più avanti ne sono stati rubati altri, prontamente segnalati dalla municipalità, sono stati transennati dall'amministrazione comunale, ovviamente in attesa del ripristino, anche perché senza le transenne ovviamente diventavano molto pericolosi sia per i pedoni che camminano sul marciapiede, sia un po' più avanti rispetto a dove sono io, perché manca un tombino proprio sulla carreggiata e quindi diventa pericoloso anche per le macchine. Ovviamente
più che la segnalazione, più che il fatto che il comune abbia prontamente transennato, la notizia è il furto dei tombini e l'utilità che possono avere i tombini per chi li ha rubati. È evidente che c'è da riflettere su questa e su tante altre cose particolari che succedono a Catania. E adesso apriamo la pagina sportiva con il calcio. La Serie C è la terza vittoria consecutiva del Palermo, che nel pomeriggio ha battuto il Potenza per 1-0 al Barbera nella gara che vale per il recupero della seconda giornata di campionato. A deciderla è stata una rete del subentrato Luperini all'86esimo. Per il rosanero il quinto risultato utile di fila che li proietta attualmente al decimo posto con 12 punti. Alle 20:30 sarà invece il turno del Catania, che ritroverà il Massimino, il cui manto erboso è stato recuperato nelle scorse settimane. I rossazzurri ospiteranno la Vibonese nel recupero dell'ottava giornata, sfida che potrete vivere con la spensieratezza della banda delle teste di calcio in diretta su Video Regione dalle ore 20:15. Restiamo in ambito sportivo, ma ci spostiamo al futsal, la Serie A di futsal, nella quale la Meta Catania ha collezionato la seconda vittoria consecutiva in rimonta in casa del Genova. Carattere e caparbietà, la Meta Catania si prende la seconda vittoria stagionale in campionato facendo appello alle proprie doti mentali in una sfida, quella contro il Genova, che si era fatta davvero complicata. Il 4-1 che i Liguri erano riusciti a imporre a fine primo tempo avrebbe potuto tagliare le gambe a qualsiasi squadra, specialmente a chi, così come gli Atenei, proveniva da un avvio di stagione con più ombre che luci. I catanesi del resto non avevano lesinato energie per provare a mettere sin da subito la partita sui giusti binari, impegnando spesso l'estremo difensore avversario. Ma come nella più antica delle leggi non scritte dello sport, un gol sbagliato spesso si accompagna a uno subito, ed ecco il vantaggio genovese al settimo con Molaro, che sigla l'1-0 ligure. Gli etnei reagiscono dopo appena un giro di lancette con Quintairos, che firma l'1-1. L'equilibrio si rompe nuovamente al nono, con la prima delle tre reti del genovese Fabigno, che nel giro di 7 minuti porta il conto sul 4-1. In quel frangente i rossazzurri sono bravi a non perdere la bussola e a rientrare in campo con lucidità e determinazione. Al secondo minuto della ripresa Sutton alleggerisce lo svantaggio con la rete del 4-2. Tra il quarto e il quinto minuto si scatena Veranzio, che ristabilisce la parità con una doppietta sul 4-4. L'inerzia del confronto è chiaramente passata in mano alla Meta Catania, che va a mille, trovando anche il sorpasso con Cecolo, che firma il 4-5 finale in diagonale. Nel finale i padroni di casa provano a salvare il risultato con Fabigno, disinnescato da un ottimo Ricordi, il cui intervento vale come una rete e permette ai catanesi di festeggiare un successo che potrebbe rappresentare la vera svolta psicologica della stagione. La Meta Catania sale all'ottavo posto a quota 6 punti, l'ultimo disponibile per i playoff. Venerdì i rossazzurri nuovamente in campo, in casa, contro la Colormax Pescara, penultima. Ed era questa l'ultima notizia. Potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale on demand, così come tutte le nostre produzioni, su futurapress.it e sulle pagine social di Futura Production. Buon proseguimento di serata. Quei dischi rigorosamente in vinile per conoscere meglio un noto personaggio. Rubriche di attualità, le notizie, non mancherà lo sport, il gossip, tanti video e tanti contributi. Mangia dischi, non perdete. Ma i dischi? Ah, li portano. Noi abbiamo tutto, eh? Mangia dischi. Ma li portano, no? Quindi illuminati al neon, sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi, e tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Tazebao, ogni venerdì e martedì alle 14 e alle 20:45
su Teleionica, canale 18, e sulla pagina Facebook Futura Production. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.